Buongiorno e ben ritrovati, gentili telespettatori. Questo è Prima TG Flash delle ore 11. Andiamo con le ultime notizie. Nel pomeriggio di domenica c'è stata una riunione, infatti, tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte con i capi delegazione per discutere delle misure da adottare il prossimo 16 gennaio. Questa mattina alle ore 10.30 invece è in programma una riunione con le regioni in cui parteciperà anche il ministro Roberto Speranza. Tra le varie misure da adottare c'è l'ipotesi dello stop agli spostamenti tra le varie regioni anche gialle, nonché per dare una stretta alla movida e vietare l'asporto dei bar dopo le ore 18, consentendo solo le consegne a domicilio. I musei potrebbero riaprire, ma soltanto nelle zone gialle, chiaramente. Possibile infine la proroga dello stato di emergenza da Covid-19 fino al prossimo 30 aprile. La Protezione Civile ha pubblicato gli ultimi aggiornamenti relativi all'andamento della curva pandemica sul territorio italiano. Nella giornata del 10 gennaio si certificano 18.627 nuovi contagiati con 361 vittime e 11.174 persone guarite. I tamponi processati sono stati 139.758 per un tasso di positività in ascesa, quindi del più 1,7%, attestandosi sul 13,3%. Aumentano le terapie intensive con il più 22% e anche i ricoveri nei reparti ordinari con più 167 unità. L'unità di crisi della Regione Campania ha pubblicato il consueto bollettino di aggiornamento da Covid-19. Dall'ultimo aggiornamento si certificano infatti 1.253 nuovi positivi, di cui 83 sintomatici, a fronte di 15.411 tamponi processati, per un tasso di positività pari all'8,1%. I guariti sono stati 1.128, i deceduti purtroppo 13, 7 nelle ultime 48 ore e 6 deceduti in precedenza, ma registrati solamente ieri. Per quanto riguarda il report dei posti letto su base regionale, su 656 posti di terapia intensiva disponibili, ne sono occupati 100. Sono in lieve miglioramento le condizioni di Capriati, il noto DJ finito in ospedale in condizioni serie a seguito di una lite violenta con il padre. La prognosi resta ancora riservata e verrà sciolta nella giornata di oggi. Nella stessa giornata, scrive l'ANSA, è possibile l'interrogatorio del padre, descritto come un uomo devastato per l'episodio avvenuto. L'ASL di Caserta ha pubblicato il consueto bollettino di aggiornamento quotidiano relativo all'andamento della curva pandemica in terra di lavoro. Si certificano 149 nuovi positivi, a cui si aggiungono 340 persone guarite e 9 deceduti. I tamponi processati sono stati 1.400 per un tasso di positività pari al 10,6%. La città che fa registrare il maggior numero di attuali positivi è Maddaloni con 225, seguita da Caserta con 208 e Marcianise con 182. Passiamo invece adesso al calcio, perché il Napoli vince all'ultimo respiro contro l'Udinese alla Dacia Arena. Gli azzurri si sono imposti per 2-1 grazie alla rete di Bakayoko al 90esimo, dopo una partita molto sofferta. Nella prima fazione, infatti, era stato Insigne a sbloccarla dal dischetto al minuto 15, salvo poi veder subito il pareggio con Lasagna, che ha sfruttato al massimo un errore di Rachmani alla prima da titolare. Il Napoli nella ripresa si è reso poche volte pericoloso, concedendo tantissimi contropiedi alla squadra di Gotti. Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Sky per parlare della partita. Non era semplice oggi, venivamo da una pesantissima mazzata presa sui denti contro lo Spezia. Ci siamo ripresi quello che abbiamo lasciato per strada. Mancava veleno? Sì, i ragazzi demordono facilmente dopo i gol presi. Voglio vedere facce diverse. Non dobbiamo essere molto più cinici e cattivi. Dobbiamo voler spaccare il mondo. Llorente in questo momento non si muove, dà soluzione e respiro alla nostra manovra. A Napoli dobbiamo capire di dover essere meno Brad Pitt e più Calimero. La Casertana batte il Catania 3-2 al Pinto, grande partita dei Falchetti che, nonostante le assenze causa Covid-19, riescono a portare a casa tre punti fondamentali che rilanciano le ambizioni salvezza. Nella prima frazione era stato Turchetta a portare avanti i Falchetti, pareggio immediato poi degli ospiti con Piccolo. Ad inizio ripresa Carillo ha siglato il 2-1 sfruttando un errore del portiere ospite. Al 65esimo invece è arrivato il Tris con Cuppone. Grande protagonista del match anche il portiere della Casertana Vella, che ha parato un rigore a Sarao. Inutile il gol di Manè nella finale della partita, che è terminata quindi 3-2. Andiamo adesso ad ascoltare le parole di Mister Guidi, che ha elogiato i suoi ragazzi dopo una vittoria importantissima che rilancia le ambizioni salvezza della sua Casertana. Di là che è un gruppo che vi ho spesso rimarcato dell'impegno, della professionalità, della voglia che mettono durante gli allenamenti. Però le ultime difficoltà e soprattutto le ultime partite, quando
Quando avevamo tantissimi contagiati ci hanno fatto arrabbiare, perché ci siamo sentiti privati della possibilità di giocarsi le partite e quindi è normale che da questo punto di vista in noi è scattato qualcosa in più. I ragazzi sono stati eccezionali perché hanno recepito questo tipo di messaggio. Noi le partite le possiamo perdere, però è il come che deve fare la differenza. Questa è sempre stata una cosa che io ho detto, ridetto tantissime volte, però sicuramente non mancherà mai la voglia di fare il massimo sul campo. E oggi i ragazzi lo hanno fatto, anzi, lasciatemi la possibilità di ringraziarli perché oggi io non dovrei fare conferenza stampa, ve lo dico col cuore in mano perché io penso che dovrebbero esserci tutti i 20 calciatori. Perché solo loro sanno quello che hanno passato e quanto hanno sofferto durante questo periodo. Cupone è rientrato da 3 giorni con 4 chili meno, uguale a Zio Osmanovic e tanti altri, senza allenamento, e sul campo sono andati oltre quelli che sono ad oggi le loro reali potenzialità, quindi sarebbe giusto che oggi a parlare fossero loro perché per me sono stati eroici. Sì, i nervi ci sono stati, ma io penso che ci sia stata. Le caratteristiche migliori sono state la qualità del primo tempo, perché abbiamo tenuto e abbiamo creato le occasioni uscendo dalla loro pressione con grande qualità tecnica, creando gol perché i ragazzi erano stati bravi a crearli. E poi negli ultimi minuti e alla mezz'ora solo noi sappiamo che non avevamo più, tra virgolette, energie, perché tanti ragazzi, vi ho detto, non avevano nemmeno allenamenti, quindi era normale che potessimo soffrire e nella sofferenza sono stati bravi ad essere ordinati e a tenere botta, portare a casa il risultato con grande anima, cuore e rimanendo squadra. Per questa edizione di Prima TG Flash è tutto, appuntamento tra qualche ora sempre sui nostri canali. Un caloroso arrivederci.